già in tanti che sei dolce romantica, cara Romagna, ed anch'io che non sono di qui canto per te. Quando senti eccomi, sono arrivata in casa vostra, grazie a tutti voi per essere davanti al teleschermo. Voi sapete che sabato alle ore 12 arriva questa pazza che si chiama Fiorella Casadei, arriva con veemenza, con grande entusiasmo in casa vostra per portarvi buona musica romagnola. Quindi grande divertimento, grande allegria. Allora, l'appuntamento, ovvero la puntata nuova, va in onda il sabato alle ore 12 e la replica la domenica, il giorno successivo, alle ore 21. Allora, l'intera trasmissione, l'intera scaletta di oggi la spedisco alla mia mamma, che lunedì 14 festeggia il suo compleanno. Mamma, sei la cosa più bella. Ti vogliamo tanto, tanto bene, ti facciamo tutti noi, ti spediamo tanti, tanti auguri, ma dopo c'è una canzone tutta per te. Sì, ciao mamma. Auguri. Allora, partiamo con l'oroscopo. Sapete che vi tengo compagnia con tutti i segni zodiacali, quindi voi state attenti al vostro. E ogni tre segni c'è uno spazio musicale. Ragazzi, anche oggi è una musica davvero straordinaria, ma andiamo veloci, altrimenti poi io mi perdo in chiacchiere e il regista mi, mi riprende sempre. Ha una gran pazienza. Ciao Renzo, grazie. Allora, Ariete, provate a essere coerenti con voi stessi nel lavoro, soprattutto nelle decisioni importanti. Cercate di esserlo quando sarete chiamati a mettere in pratica quella strategia che avete individuato per risolvere alcune questioni. Cambiare per non dare segnali di debolezza. La salute è discreta, prudenza a tavola e soprattutto piano con le bevande alcoliche, le bevande fredde. Toro, questo è il momento migliore per mettere a frutto le vostre capacità. Oltre a stupire chi non credeva in voi, riuscirete a trarne dei buoni profitti economici. Tutto bene nella vita amorosa, poiché avete gli astri dalla vostra parte. Buona anche la salute, gemelli. Anche in questa prossima settimana i ripensamenti sono all'ordine del giorno. E chi da poco ha fatto una scelta importante in positivo o in negativo si sente indeciso. Suggerisco di trovare un accomodamento, meglio non alimentare contrasti già da dopodomani. Ci saranno soluzioni per situazioni particolari. La salute è discreta. Allora, cari amici miei, iniziamo veramente alla grande. Del resto è sempre così. In questa mezz'ora di trasmissione Fiorella Casadei vi regala dei brani strepitosi. E allora, partiamo con una mazurka dal titolo Lisa, in compagnia della storia di Romagna, e vorrei spedire da parte di Nicola tanti tanti auguri alla nipote che si chiama Federica Marzulli ed il 10 di novembre, giovedì scorso, ha festeggiato 24 straordinari primavere, 24 le candeline che tu avrai spento sulla tua bella torta. E allora auguri di tutto cuore per un avvenire davvero strepitoso, che la vita ti riservi tutto quello che c'è di bello e di buono e soprattutto che la vita ti dia tanta salute e tanta serenità. Allora, è tutto quello che tu desideri. Allora, questi auguri dal nonno che ti vuole un mondo di bene e ti manda anche tanti bacioni, ma auguri cari e sinceri con immenso bene anche dai genitori Angelo e Ada Marzulli e da tua sorella Valeria. Auguri Federica anche da parte di Fiorella Casadei, buon compleanno e saluti cari a tutta la famiglia Marzulli, in modo particolare, se me lo concedete, al mio caro amico Nicola. Ciao Nicola, e adesso storia di Romagna con Lisa Mazurka. Thank you.
bella questa mazurka in compagnia della storia di Romagna. Mando tanti saluti alle care amiche Anna e Michi di Bellaria, ciao! E saluti cari anche a Paolo, marito di Anna, che è, insomma, è influenzato. Quindi l'augurio di una pronta guarigione, questo augurio lo rivolgo a tutte le persone che non sanno troppo bene, quindi auguroni affinché possiate rimettervi il più presto possibile. Allora, adesso vado con altri tre segni e poi dovete ballare con un valzer che io reputo davvero straordinario. Poi vi dirò tutto, un attimino. Prima vado con il segno del cancro, poi ci sarà quello del leone, poi quello della vergine e poi vi devo dire un sacco di cose. Allora, amici del cancro, la voglia di piacere ad ogni costo vi spingerà ad occuparvi eccessivamente della vostra immagine, ma ciò non risulterà per nulla negativo, anzi, i successi, specie in campo sociale e professionale, non mancheranno nella vita di coppia. Siate pochino, più aperti. Salute buona. Leone, Sole e Luna si sono schierati entrambi in acquario e saranno portatori di insofferenza. Vi guardate intorno e non sapete come incanalare i vostri progetti grandiosi, per questo siete scalpitanti. Siete stanchi di attendere, ma vi si chiede ancora un po' di pazienza. Qualche altro giorno e tutto tornerà a risplendere in tutti i campi. La salute è discreta. Vergine. La Vergine è adatta alle professioni che abbiano a che vedere con l'amministrazione, l'artigianato e la ricerca. Buona la ripresa nel settore finanziario, i tuoi obiettivi, perfino troppo ambiziosi, li raggiungerai anche grazie alla fortuna, che perché quel pizzico di fortuna, ragazzi, ci vorrebbe sempre. Vabbè, la salute è buona. Allora, ascoltate bene. Il valzer che vado a proporvi è un valzer molto bello, scritto dai maestri Carlo Brighi e Carlo Baiardi. Già qui, ecco, quando vi cito questi due nomi, potete immaginare la qualità di questo valzer che è intitolato Ercole. E con noi c'è una new entry per quello che riguarda Romagna Romantica, Concerto Romagna. All'interno di questa orchestra c'è Maurizio Spada, Zaccherini, vabbè, adesso non li posso elencare tutti quanti. E ringrazio per questo filmato il carissimo Tizio, Tizio Folk. Allora, colgo l'occasione per ricordare a tutti voi che l'Arena Folk a Serravalle di San Marino ha riaperto i battenti già dal 9, quindi il mercoledì sera siete tutti invitati all'Arena Folk per trascorrere una serata all'insegna del liscio, il puro liscio, solo liscio, al 120%, ragazzi, e musica dal vivo. E allora, ciao Tizio Folk, grazie di cuore, e andiamo con questo brano molto bello dal titolo Ercole, però c'è una dedica, attenzione, Augusto Renzi di Gambettola. Ciao carissimo amico, giovedì 10 hai festeggiato gli anni, auguri. A te caro amico mio che sempre mi ascolti, allora Augusto Renzi, Patene Contadin, vero? Di Gambettola. Allora, so che festeggi in compagnia dei tuoi figli, le nuore, i nipoti, coloro che ti vogliono bene, ti sono vicini, con grande amore tutti insieme ti spediscono i più vivi auguri di buon compleanno. Auguri di salute, di tanta allegria e di tanta serenità. Gli auguri non solo dei componenti della tua famiglia, ma anche da tutti i tuoi amici, che sono Gastone, il Piccivendolo, Sergio, la Grazia e tutti quelli che ti vogliono bene. Poi c'è un augurio grande anche da parte di Fiorella Casadei. Ciao Augusto, un bacino e adesso ragazzi tutti in pista, balliamo sto valzer che è uno spettacolo, è uno sbrago. Ercole, vai! Thank you.
scritto da due grandi maestri, il maestro Carlo Brighi e il maestro Carlo Baiardi. Grazie. Bene, allora, quando il pezzo, abbiamo visto anche Patrizia Ceccarelli, che saluto caramente, allora, quando il brano è bello e quando i protagonisti musicisti sono pezzi da 90, il risultato non può essere che grande. Godurria, che roba bella, che roba bella. Allora, all'Odeon Club Sant'Arcangelo di Romagna, domenica 13 pomeriggio, si balla con Luciano e Diana, che vi faranno divertire anche martedì 15 sera. E poi giovedì 17 sera, ballerete con TNT, e domenica 20, parliamo della prossima domenica, domenica 20, Eco di Rimini, sì, domenica pomeriggio 20 all'Odeon Club Sant'Arcangelo di Romagna, numero telefonico 0541 626562. E adesso pubblicità. E allora, andiamo avanti con il segno della Bilancia. Avete preso paura? Allora, la persona amata rende speciali le vostre giornate. Siete fortunati ad averla accanto. Cercate di meritare il suo amore. Fibrillazioni nel lavoro con colleghi e soci. Se volete veramente raggiungere i risultati di rilievo, occorreranno spirito di sacrificio e tantissima buona volontà. La salute, ottima. Scorpione, chi vorrebbe vedervi come un fedele cagnolino da portare a spasso al guinzaglio, ha capito un po' poco di voi, rischia di avere a che fare con una tigre. I nati a novembre sono in tenuta da combattimento, viaggiano col coltello tra i denti, hanno una concentrazione massima. Comunicazioni felici, in amore almeno per un po', evitate provocazioni. Sagittario, piacevoli serate di intimità per le coppie, anche per quelle che non avvertono il logorio del tempo trascorso insieme. Nel lavoro non vi manca davvero il fiuto per gli affari ed è il momento di incassare un investimento a lunga scadenza fatto molto tempo fa. Allora, per quello che riguarda la salute, è buona. Allora, prossimo brano, beh, una canzone che ho scelto appositamente perché sapete che è il compleanno della mia mamma e all'interno di questa scaletta non poteva non esserci la canzone che Elia Di Carlo ha scritto per la mia mamma ed è intitolato Mamma. Lui l'ha scritta e io l'ho cantata. È bella, bella questa canzone. Quindi mamma, questa canzone è per te, con tanti tanti baci da tutti noi che ti vogliamo tanto bene. E allora gli auguri di tanta salute e di tanta serenità da parte delle tue figlie, che sono Marisa, mia sorella ed io, e poi dal genero Roberto, da Leo, dai nipoti Lara e Luca, me li sono scritti perché magari mi può capitare che mi dimentico di qualcuno, guai, dalla pronipote Arianna che ti manda tanti tanti bacioni e tanti auguri di buon compleanno. Quindi ancora 100 di questi giorni da Antonia, dall'Adriana, dalla zia, per te cognata Rosi e tutta la famiglia Migani. Bene mamma, siamo tutti con te, tutti ti vogliamo bene. Io ti do una stretta particolare, la Marisa anche, e vogliamo ancora una volta dirti che ti vogliamo un mondo di bene. Ti facciamo anche arrabbiare, qualche volta sì. Però beh, siamo tue figlie, sai com'è. E allora abbi pazienza. Ciao mamma, sei la cosa più bella che c'è su sta terra. Ciao, auguri per te, mamma. Amor, come nei fiori.
Per me, questa è una canzone che ogni figlio dedica alla propria mamma. E non è una canzone, questa è una poesia, perché le canzoni di Elia Di Carlo, scritte da Elia Di Carlo, sono tutte poesie. E quindi ringrazio Elia, che spero sia davanti al teleschermo. Elia, grazie di cuore di tutte queste belle canzoni. Un bacione ad Elia Di Carlo, alla moglie Maria, e un salutone da parte di Fiorella, ma anche da Pupa, che conoscete bene. Allora, Capricorno, condizione di spirito perfetta, pronta ad accogliere apparizioni e sopraffazioni divine. Non ci sono gorghe che vi catturano, tentazioni che vi accecano, intrighi che vi assorbono. La salute è discreta. E adesso è il momento dell'acquario. Venere favorevole può emozionare. Cielo migliore anche per quelli che stanno cercando soluzioni o ritorni dal passato, che non sono sempre la scelta migliore. Nel lavoro gli ostacoli e gli imprevisti non ti fanno paura. La salute è così così. Pesci, per la prossima settimana o forse più, riuscirete a migliorare la situazione finanziaria. Saprete, grazie al vostro intuito, che all'aiuto della dea bendata, come investire i vostri guadagni in modo da poter avere un buon ritorno. La salute è buona. E adesso, ragazzi, Paolo Bertoli con Spizzica, si balla! We'll be right back.
Bene, no, scusatemi, ero intenta a guardare la scaletta. Allora, si conclude qui Romagna Romantica. Mi avete preso alla sprovvista, mannaggia. E allora io sono qui per salutare tutti voi. Ancora una volta mando un grosso bacio alla mia mamma, come faccio in ogni puntata. Ciao mamma, auguri, buon compleanno e a tutti voi. Grazie, grazie, grazie. So di avervi fatto buona compagnia, so di avervi regalato buona musica romagnola, so di avervi portato lì dove siete voi tanta ma tanta allegria. Grazie per l'ascolto, ci rivediamo domani in replica alle ore 21 per una nuova puntata di Romagna Romantica, sabato ore 12. Grazie, baci, abbracci e auguri per una settimana davvero supersonica, strepitosa, speciale. Ciao! Cara Romagna, hanno scritto già in tanti che sei dolce e romantica. Cara Romagna, ed anch'io che non sono di qui.